ragazzi, ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi un video haul di prodotti per capelli che ho acquistato da Sephora, che fanno parte di una delle mie due nuove routine, perché ne ho due che alterno. Vi spiegherò. Cercherò di essere il più breve possibile, di far sì che questo video, oltre ad essere un video haul, si trasformi nella mia nuova routine. Ma lo scoprirete ovviamente dal titolo, perché vediamo un po', man mano che vi mostro i prodotti, se riesco anche a parlarvi della routine. Devo solo riuscire a essere il più diretta possibile e il meno confusionaria possibile, perché io divago. Allora, veniamo a noi, però come prima cosa, come sempre, vi chiedo un bel pollicino in su, così, sulla fiducia a questo video, mettete l'ora. E poi vi chiedo di passare a trovarmi su Instagram, lì ci sono H24 nelle stories, sono sempre presente, qui invece mi trovate solamente due volte a settimana, non riesco a stare dietro a tutto, faccio fatica a mettere anche qui su YouTube nella community un avviso che ho pubblicato i video, non riesco a pubblicare neanche gli short perché comunque giro parecchi reel per Instagram e lì sono 90 secondi, qui ne sono 60, quindi dovrei pubblicare quelli qui che vengono perennemente tagliati e rimandarvi su Instagram. A questo punto vi dico direttamente, venite su Instagram. Poi l'ultima cosa che vi chiedo, se siete di passaggio, mi raccomando, iscrivetevi qui al canale, non dimenticate di cliccare sulla campanellina, per essere sempre avvisati di ogni nuovo caricamento, e andiamo subito immediatamente al video. Allora, la mia nuova routine, una delle mie nuove routine, perché ve ne ho già detto, ve ne ho parlato qualche video fa in cui vi ho detto che ho cambiato routine, sono tornata alla mia vecchia con l'aggiunta della nuova, la nuova integrata. Ma andiamo con ordine. Allora, come ben sapete, quali prodotti posso mai acquistare da Sephora per i capelli? L'Olaplex. Io ho sempre acquistato l'Olaplex 3. L'Olaplex 3 è un prodotto, penso che sia inutile dilungarmi su questo prodotto perché oramai tutti conoscono questo prodotto. È un prodotto abbastanza costoso, se non costoso, un barattolino da 100 ml, costa quasi 30 euro, è veramente una mazzata. Ce ne vuole poco per fortuna, ma quando hai, anche se io ho i capelli sottili, e non tantissimi, perché, cioè, sembrano non tantissimi perché sono sottili, allo stesso tempo sono ricci e quindi sembrano corti, ma in realtà mi arrivano qui, di conseguenza ce ne vuole tanto, ne consumo tanto. Quando è che io consumo tanto Olaplex? E qui veniamo alla routine. Consumo tantissimo Olaplex il mese successivo a quando faccio le mesh. Quando vado dal parrucchiere a fare il ritocco delle mesh, per i 4 shampoo successivi, quindi le 4 settimane successive, un intero mese, perché faccio uno shampoo a settimana, faccio lo shampoo tutti i venerdì, io utilizzo i prodotti Olaplex, quindi per i 4 shampoo successivi utilizzo l'Olaplex 3, che è un fortissimo ristrutturante, va a, diciamo, riattaccare, diciamo così, lo dico molto male, ma se andate nei miei video trovate tutte le spiegazioni sull'Olaplex 3, comunque ti va a riattaccare tutti i danni che ti va a fare una deco, comunque un capello riccio ha già di suo le squame aperte, quindi va ad aiutare alla chiusura, insomma ti aiuta tantissimo, è un prodotto pazzesco, è un prodotto estremamente estremamente valido, anche perché, cioè ragazze, comprare un cosettino così da 100 ml e pagarlo 30 euro se non è valido, perché comprarlo? Lo comprano in tantissimi, io non lo abbandonerò mai, lo uso da anni ormai. Comunque, quando faccio le mesh, per i 4 shampoo successivi, ogni shampoo utilizzo l'Olaplex. Sull'utilizzo dell'Olaplex 3, ultimamente vi dissi che avevo cambiato un po' la routine, nel senso che lo utilizzavo un po' a modo mio e non come dettava la casa madre. Sono tornata ad utilizzarlo come dettava la casa madre, perché? Perché mi sono resa conto che effettivamente ho fra i due modi, io li dovevo provare, altrimenti se non ci batto la testa non capisco, fra i due modi di utilizzo quello che ha detto la casa madre è effettivamente il migliore, ovvero faccio prima di fare lo shampoo inumidisco i capelli e metto l'Olaplex. Ma ho integrato la mia routine Olaplex con tanti altri prodotti Olaplex, ovviamente solo quelli adatti al metodo. Quindi
Nella mia routine pre-shampoo ho aggiunto l'Olaplex Zero. Allora, l'Olaplex Zero che qui vedete, ma in realtà vi spiego, da quando ho iniziato questa routine, io l'ho iniziata, ho ricominciato ad utilizzare questi prodotti già a dicembre. Ho fatto le ultime mesh che ho fatto, ritocco solo la radice, l'ho fatta a dicembre, quindi per le quattro settimane successive ho iniziato già la routine completa. Di conseguenza, questo che adesso voi vedete qui, in realtà l'ho già ricomprato, ve lo faccio vedere qui vuoto, era quello che in realtà era in questa busta, e ve ne parlerò bene nei prodotti finiti. Allora, questa è la Plex Zero, come funziona? In pratica tu metti questo prodotto direttamente sui capelli, sulle ciocche, io lo spruzzo e massaggio nel senso faccio aderire, cioè metto su una ciocca, lo faccio aderire bene, insomma lo stendo bene su tutta la testa. Questo va tenuto esattamente 10 minuti. Dopo 10 minuti che hai messo questo, io con una boccetta di questo, 30 euro anche questo, non ne parliamo, 155 ml, ci ho fatto 5 shampoo. Ce l'ho fatta. Ora che i capelli inizieranno a crescere di più, ne farò sempre di meno. Vabbè. Comunque, ci ho fatto 5 shampoo con questi 155 ml. Comunque, torniamo a noi. Metto questo, spruzzo su tutta la testa, massaggio, tengo 10 minuti. Dopo 10 minuti, con la mia bomboletta spray, quella che conoscete bene, ve la linko qui sotto, inumidisco un po' i capelli con l'acqua, dopodiché passo all'Olaplex, metto l'Olaplex 3, lo stendo bene ciocca ciocca, lo massaggio, tiro sui capelli, mi metto una cuffietta, metto sopra un telo per tenere ancora più caldo. A questo punto la tenuta del prodotto, quindi di questo più questo sopra, sta a noi. Io siamo in inverno, la cervicale mi querela, quindi più di mezz'ora, massimo tre quarti d'ora non riesco, anche se metto qui dietro cose calde. Comunque, insomma, sempre meglio cercare di evitare. Appena mi arriverà l'estate lo terrò anche un'ora. Comunque, dopo una mezz'oretta, tre quarti d'ora, vado a fare il mio abituale shampoo. In questo caso, torniamo sempre alle 4 settimane dopo ritocco mesh. Il mio shampoo, quello che vado a utilizzare, è questo, ovvero l'Olaplex 4, e questo è uno shampoo antigiallo. Infatti, non so se vi faccio vedere, non so se si vede, vedete? È viola. Mi sono sporcata! È viola. Questo è uno shampoo antigiallo, è sempre Olaplex, si chiama Olaplex numero 4P, anche questo. Lasciamo stare. Quanto spendo per i capelli? Tanto, ma ci tengo tantissimo. E comunque, da quando ho ripreso le mie vecchie e nuove routine, non sto più acquistando tantissimi prodotti per capelli. Mi è arrivato da poco un pacco da Bella Peel di prodotti per capelli, ma sono tutti prodotti che utilizzo, quindi nessuna novità tranne uno di cui vi parlerò, vi farò vedere, vi farò un video successivamente, fatemi sapere se volete il video. Quindi diciamo che non acquisto più quantità abnormi di prodotti per capelli da testare, anche perché la mia lista ormai è terminata, è quasi terminata, e tra l'altro oramai quasi so che cosa mi piace, cosa non mi piace, non riesco non più a farmi prendere subito da wow, bellissimi, devo provare tutti quei prodotti, perennemente resto delusa, quindi ne provo uno alla volta o comunque non li provo più, perché oramai ho la mia routine, so quello che mi piace. Ho ancora qualcosa in lista da provare, ma sono tutti prodotti per lo styling, non sono prodotti, diciamo, shampoo, balsami, eccetera, eccetera. Quelli penso che per tantissimo tempo non ne vedrete più di nuovi. Comunque, torniamo allo shampoo. Quindi, sempre per i quattro shampoo successivi alle mesh, utilizzo l'Olaplex numero 4P, che è uno shampoo antigiallo per capelli, ovviamente, biondi, mesciati, eccetera, eccetera. Mi ci trovo molto bene con questo shampoo, mi piace, è adatto al metodo, mi piace davvero tanto. Ovviamente, perché vi dico che mi piace? Perché da quando ho acquistato, vi ho detto dicembre, siamo a febbraio, io ogni volta uso e rimetto qui perché mi devo fare il video, quindi lo sto utilizzando. Anche questo 30 euro, ma c'è di rimando che questa boccetta da 250 ml, essendo uno shampoo, quindi ce ne vuole poco, ti dura una vita. Vedremo quanto mi durerà, perché vi dico già, io ho iniziato ad utilizzarlo appunto da
dai primi di gennaio, quindi vedremo. Andiamo avanti. Una volta fatto lo shampoo con l'antigiallo, mi è rimasto un solo prodotto adatto al metodo di tutti quelli che fa l'Olaplex e che ho analizzato, ma non è una maschera. Le maschere non vanno bene, quindi come maschera io ho iniziato a utilizzare le maschere che utilizzavo nella mia vecchissima routine e mi ci sto trovando pazzescamente. Mi domando perché mi sono fatta prendere dall'acquisto compulsivo di provare 100.000 prodotti quando con quelli li amavo. Vabbè, bisogna sempre provare nuove cose. In ogni caso, quindi faccio la maschera, non vi dico qual è, ve l'ho detto, ve ne ho parlato già nel video penso precedente, ma vi farò un video completo. Quindi metto la maschera, anche quella l'alterno, ogni settimana ne metto una diversa, perché ne sono quattro di quel brand, della Omia, alla fine ve l'ho detto. In ogni caso metto la maschera, una volta messa la maschera, metto il balsamo. La maschera la tengo una mezz'oretta, un quarto, no, la maschera la tengo un quarto d'ora, non tengo più le maschere mezz'ora in testa, le tengo solo un quarto d'ora. Dopodiché metto il balsamo varia. Una settimana, no, aspettate, il balsamo sì, varia. Una settimana ne metto uno, una settimana ne metto l'altro, ma nel mese in cui utilizzo sempre lo shampoo antigiallo, quindi sto parlando del mese dopo le mesh, utilizzo sempre un solo tipo di balsamo, che al momento sto utilizzando, sto terminando il balsamo alla banana della Garnier, per poi anche quelli tornare ai miei vecchi balsamo, ma li devo finire, quindi sto utilizzando quello. Comunque mettete un balsamo qualunque. Dopodiché, messo il balsamo, sciacquo e passo allo styling, e qui abbiamo l'ultimo prodotto della Olaplex. Questo è l'Olaplex 9, è un leave-in. Allora, Bond Protector, è un anche questo 30 euro, questo 90 ml, però ragazze questo l'ho acquistato a gennaio, l'ho iniziato ad utilizzare a gennaio, siamo già a metà febbraio, anzi no, io sto girando questo video che oramai è marzo, però questo vi dirò, l'ho acquistato a dicembre, no, l'ho acquistato a gennaio, ho iniziato a utilizzare i primi di gennaio, ad oggi è ancora quello, l'unico che ho terminato, vi ripeto, con cui ho fatto 5 shampoo è questo. Comunque, torniamo a noi. Quindi, ho fatto varie prove con questo Olaplex 9, ho utilizzato solo questo come leave-in, e poi ho messo il mio solito gel delle 6M, che sapete che adoro. Mi è piaciuto, però ho sentito dopo qualche giorno, diciamo dopo 3-4 giorni dallo shampoo, ho iniziato ad avere un sentore di capello un po' secchino, cosa che ho comunque anche con altri prodotti, ma mi dava l'idea che non bastasse, che sì è un leave-in, che sì è un idratante, ma soprattutto è un protettivo con i componenti all'interno dell'Olaplex, ma che non bastava. Quindi metto questo leave-in, il numero 9 dell'Olaplex, dopodiché metto il mio leave-in abituale, il Kinky Curly o altri leave-in, ce n'è un altro che sto provando, metto il gel, via, basta. Diciamo che non sono ancora riuscita a ridurre i prodotti che metto, ma comunque sto iniziando ad avere una mia linea. Sono a 13 minuti, vi ho fatto vedere tutti i prodotti che ho acquistato e vi ho detto della mia nuova routine. A questo punto, in questi ultimi minuti, perché non voglio superare i 15 minuti, sono già 14, vi dico già che questa routine è una routine che io eseguo esclusivamente, come ve l'ho detta, come ve l'ho detta precisa precisa, la eseguo solamente per il mese successivo alle mesh. Il mese dopo la mia routine cambia, e non ve la dico perché altrimenti arriviamo a un video di 30 minuti, ma fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete sapere qual è la mia routine al mese, diciamo 2 mesi dopo le mesh, perché cambia. Utilizzo sempre i prodotti Olaplex, ma li alterno con altri prodotti, vi farò sapere. Quindi scrivetemi qua sotto nei commenti se volete la routine del secondo mese. Quindi mesh, ritocco mesh, stressiamo i capelli, un mese di routine Olaplex, secondo mese cambia routine, fatemi sapere se la volete. E basta, questo è tutto, sono stata, spero, poco confusionaria, spero. Fatemi sapere se sono stata confusionaria qui sotto nei commenti, fatemi sapere se vi ho detto tutto. Vi dico solo che la bustina è vuota,
tranne per gli omaggi. Da Sephora mi hanno regalato con questo acquisto questo turbante, che però non so se è, sì, è in microfibra e io non l'ho ancora provato. Ho chiesto se c'era rosa, ma purtroppo rosa non c'era. Però ragazze, vi dirò, è in questo bellissimo color Tiffany, eccolo, da lontano si vede meglio, è in questo bellissimo color Tiffany, quindi smetterò di mettere in testa l'asciugamano, ma metterò la cuffietta e il turbante, così terrò tutto caldo quando faccio gli impacchi. Poi ancora, cos'altro c'è qui? Cos'altro mi hanno regalato? Allora, un... che cosa sei? Un rossetto? Rouge Allure L'Acqua. È uno smalto. Vediamo. L'acqua. Vediamo che cos'è. Ma che cos'è? No, 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 no. Mi hanno regalato un rossetto. Un rossetto di Chanel, lo proveremo. Un mini. Eccolo qui. Poi... sempre come omaggi, oh, bellissimo, crema contorno occhi, di cui io sono molto molto ghiotta, perché è un contorno occhi secchissimo, e poi un'altra crema contorno occhi. Confesso che ogni volta che vado e chiedo dei campioncini, ah, ce ne sono altri, chiedo dei campioncini, io chiedo sempre creme, quando non ci sono prendo profumi per amici, perché il mio profumo è l'Hypnotic di Poison e non lo cambio. Eccolo qui. Eccole qui, altre creme occhi, bellissime, domani già le proviamo. E basta ragazzi, questo è tutto, mi raccomando fatemi sapere se volete la routine del secondo mese dopo le mesh. Ci vediamo al prossimo video, mille baci baci e ciao!